Buonasera al pubblico e grazie della vostra partecipazione a questo incontro intorno allo spettacolo che ha debuttato ieri sera per la regia di Stefan Braunschweig, La vita che ti diedi di Luigi Pirandello. Questa sera abbiamo l'opportunità di parlare con il regista e con le attrici e gli attori della compagnia di questo nuovo lavoro. Proprio che introdurrò così, proprio mentre a Moncalieri, alle Fonderie Limone, va in scena la storia archetipica di una madre che uccide i propri figli, al Carignano una madre non accetta la morte del suo figlio e costruisce un mondo virtuale di illusioni così elaborate e sofisticate da negare l'ineluttabile fato. In questo il testo di Pirandello, che è anch'esso tragedia, come lo è Medea, giunge sino a noi dopo 100 anni di vicende alterne, di una fortuna teatrale che è iniziata con una sorta di sfortuna, visto che Eleonora Duse, per la quale il testo fu scritto, non ebbe modo o voglia, secondo D'Amico, di recitarlo. Poi Lida Borelli andò incontro a una reazione dura da parte del primo pubblico che assistette nel 23, nel 24, infine attraverso alcuni riallestimenti, adattamenti, giunge sino a noi. In una versione che rende pieno merito al testo grazie a una regia che si pone come attento omaggio e servizio di questa drammaturgia rispetto alla quale il tempo trascorso sembra essere stato galantuomo, e fa ciò non con un ipertrofismo dell'intervento registico, ma con un attento scavo che ricerca la precisione attraverso il gioco degli attori nei confronti del testo originario. E così il testo di Pirandello, ingiustamente considerabile o considerato talvolta verboso, giunge invece estremamente attuale a noi. Colpisce e commuove dunque questa tragica vicenda, nella quale appunto morti e vivi sembrano non riuscire a non dialogare. Per usare parole di Angelo Maria Ripellino del dicembre 79, recensendo un allestimento di Mario Ferrero, Pirandello affronta con lugubre strazio la labilità dell'umano destino, tutta la vanità del rimpianto e il dissidio insanabile fra i vivi e i morti. Al regista Stefan Braunschweig vorremmo domandare le ragioni della scelta di questo particolar testo, che non si può classificare come minore, però senz'altro non troppo spesso rappresentato ai giorni nostri, nell'ambito anche della sua passione per Pirandello e in un contesto nel quale egli, in quanto direttore del Teatro dell'Odeon di Parigi e con una illustre carriera teatrale alle spalle, ha già avuto modo di confrontarsi con Vestirgli Ignudi, I Giganti della Montagna e I Sei Personaggi. Può raccontarci la genesi di questo lavoro, il suo approccio all'opera di Pirandello e infine alla messa in scena? Grazie, buongiorno, buonasera. Allora, e dunque la quinta volta che messo in scena un testo di Pirandello. E questo lo conoscevo da lontano, ma è vero che è poco conosciuto, poco rappresentato, ma è un testo che ho sempre trovato stupendo, bellissimo, piuttosto come un poema drammaturgico che un testo così complicato, non è molto complicato. Allora, le parole
come sempre da Pirandello sono un po' storte, un po' difficili, ma la favola è abbastanza semplice. Una donna che non ha visto il suo figlio da 7 anni perché è andato prima a studiare prima a Firenze, poi a Liegi, e poi se questo figlio si è innamorato di una donna, giovane donna, ma questa donna si è sposata con un francese e dunque non sappiamo perché. Ma è anche innamorata del figlio della madre, e hanno avuto una relazione platonica fino a poco, e poi questo figlio dopo 7 anni torna alla madre e muore in 2 giorni. Non sappiamo perché, non è spiegato, è solo come una cosa che arriva, forse perché lui era troppo disperato della storia con questa donna. Non sappiamo, l'importante non è questo, l'importante è che quando questo figlio torna alla madre, la madre dice che non l'ha riconosciuto, è troppo cambiato, troppo un altro, e dunque per lei il figlio è morto quando è tornato. E quando muore davvero, lei considera che il corpo morto non è quello del suo figlio, ma di un altro. Chiaramente è un modo di parlare, ma per lei è una cosa vera, una cosa sentita. E dunque è un po' speciale perché non è che lei nega veramente la morte, perché il corpo è qui, il corpo è qui. Dunque non dice che non è morto, dice che non è morto ora, adesso. E poi è questa storia di questa donna, di questa madre, che è vero, non accetta la morte com'è, perché il figlio era già morto. E poi in questi testi di Pirandello mi ha sempre interessato il fatto che quando la realtà diventa troppo brutta, troppo dura, allora i personaggi si inventano un'altra realtà, un altro mondo. Questo si vede anche nel testo maggiore che Giganti della montagna, dove una troppa di gente, allora due troppe di gente, una di questi personaggi poetici che vivono nella villa, e poi c'è la troppa di commedianti, ma tutti hanno un modo di mettersi un po' lontano dalla realtà. E dunque è sempre da Pirandello una riflessione sul teatro, perché il teatro stesso è anche un modo di essere in un'altra realtà. E dunque questo testo lo tengo con I Giganti più tardi, anche non è finito, dunque è un testo della fine della vita di Pirandello e dell'opera di Pirandello. Invece questo in 23, quasi subito dopo i 6 personaggi, ma si vede che le tematiche di Pirandello sono già presenti nella sua gioventù,
anche in testi precedenti, novelle. Dunque ci sono tre novelle che sono all'origine del testo. Uno che si chiama I pensionati della memoria, l'altro La camera in attesa, e poi c'è questo bellissimo testo che si chiama Colloqui con personaggi. E sì, allora volevo sempre, perché quando amo un autore voglio sempre scoprire, esplorare di più tutta l'opera. E poi, dunque, quando il Teatro Stabile di Torino mi ha proposto di fare qualcosa, ho pensato, facciamo Pirandello, perché per me è più interessante di fare un autore nella sua lingua originale. Per me fare Molière qui non ha molto senso, è più interessante per me di lavorare un testo nella lingua originale, e anche un autore che ha tanta forza, è così importante nella letteratura italiana. Dunque ho proposto questo, e ho proposto di farlo con Daria, perché non è un testo che si può fare senza avere l'attrice principale, perché come hai detto era scritto per la Duse, dunque è stato scritto per un'attrice non solo grande, voglio dire un'attrice speciale, un'attrice che può portare sulla scena un mondo particolare, e questo lo fa benissimo Daria. Grazie, beh, e soprattutto... Grazie infatti allo Stabile per la possibilità offerta a voi di fare questo lavoro. Ieri con una battuta dopo lo spettacolo dicevamo: la vita che ci avete dato voi portando questo testo dalla pagina scritta alla scena, e quindi dandoci l'occasione di portarlo anche dalla storia alla nostra vita. E in questo lavoro, nel programma di sala, sono presenti alcuni scritti. Sopravvivere a una realtà intollerabile, in conversazione con Gianmarco Griffi, è un testo che presenta il processo, è molto interessante, segue il regista nel lavoro delle prove e si deduce una cifra, l'esattezza, la ricerca di una precisione, tentando di coniugare la richiesta di Pirandello di un silenzio parlante richiesto ai comici, e dall'altro appunto un flusso di parole che vede nella interprete femminile principale Don Anna il suo fondamento. Questo personaggio ci è presentato da Daria De Florian in una commovente interpretazione, a me è parso in una oscillazione costante di tutti i possibili toni del dolore. Quanti sono veramente questi toni? Infiniti. E a lei vorrei gentilmente domandare se ci può raccontare, nella sua particolare esperienza con questo personaggio, anche qualcosa del lavoro con il regista su come trovare il tono ricercato. Peraltro appunto con il regista francofono, che è ancora più interessante, e proprio in questa ricerca dei centimetri, dei secondi tra silenzio, movimento e scambio con i personaggi. E quindi se ci può raccontare qualcosa del suo lavoro di attrice in questo spettacolo. Grazie prima di tutto per le parole tue di Stefan. Diciamo che il primo dato fondamentale è stato quello del tempo, cioè prendere e scegliere, avere la capacità di pretendere in questi tempi anche difficili, no, per il teatro, 6 settimane di prove, e essere in prova praticamente dall'inizio, dentro già lo spazio scenico, dentro quella stanza, cioè davanti a quella stanza e dentro, e dopo pochissimi giorni già con i radiomicrofoni, subito con dei vestiti. È stato senz'altro, come dire, una premessa fondamentale alla difficoltà.
e l'analisi del testo che abbiamo fatto. Io devo ammettere, insomma, i miei compagni ne sono testimoni, i compagni di lavoro, che ho avuto molte difficoltà perché tendevo istintivamente a essere empatica, a buttarmi nel momento in cui provavo ad andare di mio a buttare fuori. E il lavoro, come dire, continuo, difficile da assorbire, ma che piano piano sono riuscita a capire, era quello che invece questo dolore, come dice lei, a un certo punto andava continuamente trattenuto. E quindi come fare a esprimere, perché chiaramente altrimenti tutto è portato dalle sue parole, tutto diventerebbe molto noioso, a esprimere però senza mai lanciarsi fuori, sempre trattenendo in quello che in una indiretta didascalia lei stessa dice di sé, no? In un qualcosa appunto quasi dice che quasi quando si sente parlare un'altra, quindi con questo distacco da sé, questo distacco dal cuore. Lei parla in continuazione di questo dolore, ma questo dolore ha superato se stesso, e il lavoro di Stefano è stato quello di avere la pazienza, e quello anche, ripeto, dei miei compagni e compagne di lavoro, di attendere che questa mia emozione e questa mia un po' irruenza si placassero. E l'unica immagine un po' che mi ha guidato era quella di pensare che non si trattava poi di non essere una persona emotiva come sono io o molto protesa in avanti, ma che tutta quella roba lì era dentro e doveva però fermarsi sulla soglia. Ecco, questo direi. Grazie. E la didascalia indiretta sull'altro da sé mi sembra trovare anche riscontro, se non ho preso male appunti, nelle parole di Braunschweig, del regista, sul fatto che Don Anna potrebbe essere paragonata, è la stessa, a un'attrice, in quanto come un'attrice recita una parte per costruire questa finzione, racconta menzogne vitali, ricrea una propria realtà. Allora vi è una metateatralità anche qui molto forte, ecco, ed è tutta visibile nel gioco dell'interprete, è più sottile rispetto alla trilogia del teatro nel teatro, chiaramente. Lo spettacolo si regge su un'armonia quasi da concerto, personaggi che forse ingiustamente potrebbero apparire minori rispetto alla centralità della protagonista femminile trovano in questo allestimento piena espressione. Penso a tutti i personaggi e sicuramente nel ruolo di Lucia, interpretato da Cecilia Bertozzi, la quale dice parole piuttosto tragiche: ho tagliata la vita in due, nel testo, e sono parole che mi pare sono anche state segnalate negli scritti di regia. Lei, il suo personaggio, sembra andare incontro a un'accettazione di questa finzione a un certo punto, e dunque aggiunge tragicità, perché rende per noi comprensibile il fatto che possa essere più facile seguire la follia a un certo punto nel pieno del dolore. E dal suo punto di vista, qual è stato l'approccio al personaggio e immagino la scoperta del personaggio nel lavoro della preparazione dello spettacolo? Buonasera. Beh, mi sentite tutti? Okay. Perfetto. Come va? Grazie che i nostri toni un po' tragici invece ci dà un po' di vita. Comunque sono temi, sono ragionamenti e temi faticosi, e infatti anche le prove penso per tutti siano state, per quanto belle in armonia, comunque faticose, perché ogni giorno ti devi
mettere davanti a una storia dolorosa. Infatti quando finiscono le repliche torno a casa e ho voglia di guardarmi Paperissima, Striscia la notizia. Vabbè, allora, no, Lucia io credo che abbia bisogno che Donna Anna le dica che Fulvio da qualche parte c'è. Lucia arriva in casa di Donna Anna talmente scombussolata da tutto quello che le sta succedendo, che le è successo prima, e anche da questo suo arrivo improvviso nella casa natale di Fulvio. Arriva in stazione aspettandosi di trovarlo e trova la madre che la prende e la porta in casa. È talmente appunto proprio stordita, e lo dice anche lei alla fine del secondo atto, che io non, perlomeno per come l'ho affrontata io, non ho mai pensato che lei avesse anche solo il minimo dubbio che tutto quello che vede è una regia della madre. Certo, la madre è un personaggio, la madre le fa dei discorsi difficili, cioè le dice proprio: tu devi pensare che lui è nel tuo cuore, perché adesso lui non c'è, sì, ritornerà, ma tu devi immaginartelo nel cuore, allora solo così riuscirai a sopravvivere. Scusate, ho perso il filo. Cioè lei ha bisogno di sentirsi dire questa cosa, anche perché, ripetiamo, l'amore tra Lucia e Fulvio è sempre stato platonico, cioè c'è sempre stato qualcosa che ha impedito a questi due, a parte il fatto che lei fosse insomma sposata, ma c'è sempre stata una ragione anche più alta che ha impedito che loro due potessero effettivamente amarsi. C'è stato un amplesso, quella cosa ha rovinato tutto, perciò in qualche modo Lucia, esattamente come Donna Anna, ha vissuto avendo Fulvio nel cuore, cioè l'amore di Fulvio nel suo cuore allora le ha permesso di vivere la sua vita, di riuscire a guardare quei figli che ha avuto e che non riesce a riconoscere, resistere insomma. Perciò io in realtà sin dall'inizio ho sempre visto Donna Anna e Lucia abbastanza simili, in modi diversi, però comunque due donne che cercano di accomodarsi un po' la vita per soffrire un po' di meno, appunto, per non fare quel passo oltre e vivere quel dramma e quel dolore che è la perdita di un figlio o un amore irrealizzabile. Però a questo punto Lucia, per la visione che ne ho io, arriva che ha fatto un passo verso quel dolore, cioè lei arriva già distrutta da tutto quello che è successo, ha preso una decisione, ovvero di lasciare la sua famiglia e tutto quello che aveva, perché adesso è incinta di Fulvio e proprio per una sopravvivenza personale fa questo gesto folle di lasciare tutto e di correre da lui. Quindi penso sia un altro stadio del dolore. Infatti poi quando scopre che Fulvio è morto, Lucia subito si dispera, e grazie alla disperazione di Lucia Donna Anna riesce a vedere la morte del figlio, punto. Cioè, esatto, e quindi emerge la tragicità della figura giovane, non, appunto, un personaggio che era apparso nelle prime critiche di Adriano Tilger, un personaggio privo di vita, troppo abbozzato da Pirandello. Invece no, grazie all'interpretazione che noi possiamo anche assumerlo su di noi, e grazie anche all'interpretazione della madre, Donna Fiorina, Federica Fracassi, e la quale invece sembra preferire alla morte vivente, inscenata, diciamo, da Donna Anna, sembra preferire una vita morente, nel senso sembra voler mantenere lo status quo nel quale la figlia ha alle spalle un'unione disastrosa e la madre cerca di riportarla a quell'unione, imponendo un ordine in questo caos, ma quest'ordine purtroppo è ancora più doloroso. Il pubblico è saltato un po' sulla sedia su certe battute che interrompevano veramente le voci della scena, e quindi questo, oltre ad aggiungere proprio anche
costante ritmo a tutto lo svolgimento dello spettacolo, secondo me ha consentito tantissimo di valorizzare il ruolo della madre, che è uno dei due personaggi che interpreti. E nella, anche rispetto alla carriera di interprete, come è stata l'esperienza di lavorare su questo testo di Pirandello oggi? La sensazione proprio che ha dato il testo e nel lavoro con il regista anche. Buonasera a tutti, ecco lo tengo un po' lontano. Allora, innanzitutto io appunto interpreto due madri, due diverse figure, quella che è stata citata, cioè la madre di Lucia, è Francesca Noretti, Francesca. Che no, perché insomma, già è complicato, cambio pettinatura, ma... Francesca Noretti, scusi, Francesca Noretti, e invece la prima è Donna Fiorina, che è la sorella di Donna Anna. Però appunto c'è una vicinanza forse da qualche parte che io almeno ho trovato, comunque mi sembra di aver trovato nelle indicazioni anche che Stefania ha dato, cioè una concretezza che in realtà Stefan ci ha richiesto su tutto il testo, cioè affrontare con assenza di lamento ma con grande concretezza tutto ciò che ci accade in scena, che è poi quello che succede nella vita, no? Nella vita davanti a fatti molto dolorosi, a lutti, c'è anche a volte no, una quasi una spietatezza che è data dallo shock o comunque un riportare le cose a bisogna fare così, dobbiamo organizzarci. Quindi ad esempio Fiorina nei confronti della sorella ha sicuramente una cura, un'attenzione che è quella di riportarla a quella che lei pensa alla vita, alla concretezza, cioè non vuole lasciarla in un'illusione, non vuole lasciarla diventare pazza per come, ma è sicuramente un atteggiamento di cura. Di affetto, e la stessa cosa quindi poi invece davanti all'arrivo dei figli che sono è da un anno che non vede, lì è il momento in cui dice forse mia sorella ha ragione, no? Forse i figli cambiano e quindi ogni cambiamento è una morte, è qualcosa per cui l'altra persona non ci vede più. In questo senso a me ha colpito, e poi passiamo a Francesca, mi ha colpito tantissimo negli scritti che ci ha fatto leggere Stefano, ma proprio mi sembra una guida, ciò che Pirandello dice della perdita di una persona, cioè che il dolore non è solo dato dal fatto che io non possa vedere più quella persona, perché in realtà come donna Anna, e giustamente penso come ognuno di noi, quella persona sarà sempre con noi in qualche modo, con i ricordi, ma il grande dolore è che quella persona non ci può più vedere, quindi è la nostra identità che viene messa in crisi. E questo effettivamente vederla da questo punto di vista a me fa venire i brividi quando ogni volta la dico, perché penso veramente al dolore nei confronti, no, di ognuno di noi, ogni giorno c'è qualcuno che se ne va, qualcuno che sta male, qualcuno di giovane, dici perché sta succedendo lui. Però è veramente i genitori che invecchiano, cioè è proprio la messa in crisi di quello che noi pensiamo di aver costruito nella nostra vita, chi ci può continuare a vedere. E l'altra sera parlavo con degli attori e una persona che ha visto l'anteprima che ha detto: io mi rendo conto che non c'è più nessuno in questo momento della mia vita che ha dei ricordi di me da piccola. È una cosa che mi ha veramente commosso e che questo lavoro porta a pensare. Invece appunto Francesca, anche Francesca, la madre di Lucia, reagisce in maniera concreta, è una concretezza più fredda sicuramente, più formale, è una donna meno attraversata dalle emozioni o comunque che le tiene da parte, che cerca quindi di salvare anche lei sua figlia in un altro modo, cioè proteggerla all'interno di una struttura borghese, sociale, che pensa possa essere il suo bene. Io non sono una madre nella vita, ma sulla scena sono felicissima di essere ben due madri, perché mi sta insegnando anche che penso che le madri comunque fanno quello che possono, ed è molto quello che fanno. Grazie.
Vi sono poi ulteriori due figure femminili che rappresentano altre condizioni umane, altri stati. Una interpreta la nutrice, sembra essere forse l'unica persona ancora dotata di raziocinio in quello che succede, incredule, che sarebbe la reazione più sana rispetto a questo svolgimento degli eventi. Ed è interpretata da Enrica Olivo, della quale io mi permetto di richiamare un aspetto davvero interessante. Con questo spettacolo segna per lei il ritorno al teatro, di spettacolo, dopo prestigiose esperienze raccolte alla fine degli anni Ottanta con registi come Carlo Cecchi e con Jerzy Grotowski. La vicenda quindi di un ritorno al teatro dopo 30 anni, non di pausa, ma di un'esperienza così carica di significato come è stato il lavoro del teatro nelle scuole, in particolare, lo dico per il pubblico, nella scuola di Genova Mazzini, dove, cercando anche il sito della scuola, si trovano bellissime foto di teatro e di laboratorio con i bambini. Ti sei informato. Allora, questa bella storia che per noi è proprio, cioè che crea motivo di felicità di vedere il ritorno al teatro, trova esito in questo personaggio che appare così ricco di una vita fisica autentica, appunto, nel personaggio della nutrice. E a me piacerebbe domandare come è andata la costruzione del personaggio fra testo, corpo, indicazioni registiche, come è stato il processo. Grazie di questa domanda, si dice, non so se riesco a arrivare lì, ce la sentite lo stesso? No, per me motivo di felicità in questo istante, perché viviamo per gli istanti, negli istanti, per gli istanti, è apprendere che un ragazzo così giovane abbia fatto una ricerca su di me nel sito della scuola. È veramente una cosa meravigliosa, è un vero ricercatore, ha ricercato. Un applauso. Tantissimo, perché è una gioia sentire veramente che il proprio lavoro, qualsiasi esso sia, possa interessare a qualcuno, nel senso, non proprio lavoro così in senso generico, la propria ricerca, diciamo. Ecco. Allora, se vedo la vita che ho alle spalle come una ricerca, sia in teatro, come è stata per 15 anni, 17 anni, compreso il cinema, eccetera, sia a scuola, con l'infanzia, con i bambini, con i miei figli anche, perché invece io sono una mamma anche nella vita, oltre che una nutrice nello spettacolo, quindi si è detto che anche Elisabetta deve aver nutrito qualcuno, quindi ha avuto un figlio. Non abbiamo capito bene alla fine che ha fatto il figlio di Elisabetta, però non c'è. Non è mai tornato, esatto. Forse in guerra abbiamo pensato a un certo punto, prima guerra mondiale. Abbiamo fatto anche questo genere di ipotesi. Eh sì, quindi le situazioni ritornano. Quindi io penso che l'auspicio di Pirandello, attraverso la voce di donna Anna, che il figlio ritorni, non sia solo un augurio fatto per superare con la fantasia il lutto della vita, ma in un certo senso racchiuda veramente un credo, perché è vero che certe cose ritornano, ma d'altronde Pirandello è anche quello che in questo testo fa aprire l'anta di un armadio e muovere una sedia, cose che normalmente non succedono nella vita. Quindi allora non è tutto realistico quello che accade. E quindi allora si può pensare che irrealisticamente magari il figlio che noi vediamo... Voi avete visto tutti lo spettacolo? No. No, allora non diciamo niente. No, spoilerò delle cose. Allora, a proposito di ritornare, io ero partita via dal teatro
dicendo ma forse un giorno ritornerò. Ecco, e ora ero partita e sono ritornata. L'esempio fisico che si può ritornare. Anche se si hanno dei figli grandi che fanno gli scenografi e fanno altri lavori, anche se si sono fatte tante esperienze con i bambini, come ho fatto io a scuola, e come tu mi domandi com'è stato, è stata un'esperienza bellissima. Potrei dire che è stata l'esperienza che mi ha fatto ritornare in teatro. E ringrazio pubblicamente Stefan Braunschweig che mi ha dato questa possibilità, perché è stata un'esperienza che mi ha permesso di lavorare veramente su tutto ciò che avevo cercato negli anni, e mi sono ritrovata a metterlo in atto seguendo le sue indicazioni e anche tutto ciò che fisicamente probabilmente ho interiorizzato negli anni, perché poi se qualcuno segue un filo, questo filo lo interiorizza fisicamente, proprio fisicamente. Quindi grazie ai suggerimenti di Stefan ho capito certe cose del personaggio che mi sfuggivano un po', per esempio appunto questo senso di paura che lei ha nei confronti di tutto ciò che accade intorno, perché viene presentata da Don Giorgio, interpretato da Fulvio, qui presente, come una donna saggia, e in verità entra in scena una donna dallo sguardo insensato, dice Pirandello, quindi una donna che sta perdendo la sua saggezza, se mai l'abbia avuta, una donna spaventata da ciò che ha visto succedere alla sua padrona come reazione alla morte del proprio figlio, e questa paura cresce e si modella durante lo svolgersi della storia sulla, come dire, sull'ombra di ciò che la sua padrona elabora mano a mano, perché la sua padrona è un vulcano di idee continue rispetto alle quali lei non riesce a tenere il polso della situazione, però si adatta. Prima la padrona non vuole seguire tutte le ritualità consigliate dalla Chiesa, dalla società, rispetto a tutto quello che è il culto della morte. Non vuole. Perché non vuole? Lei è solo spaventata da questa cosa. Successivamente vuole accogliere l'amante del figlio come se il figlio non fosse morto, e quindi allestisce la casa in una maniera che lei non comprende, ma si adatta. Prima di tutto perché è una subalterna e quindi deve obbedire a questo rapporto, no? di sudditanza, è molto obbediente nei confronti, però la ama anche, lei ama la sua padrona, e questo dato c'è, ma la paura è talmente tanta, la paura di fronte alla messa in discussione di tutte le convenzioni dentro le quali lei è cresciuta, che quasi si materializza, come se il fantasma quasi si materializzasse per lei. A un certo punto lei accetta che ci sia un fantasma in casa, dice vabbè, c'è il fantasma, becchiamoci il fantasma, l'ha detto la padrona, è così, non riesce a vedere diversamente che da questo. E fisicamente, come dici tu, non c'è differenza tra fisico e non fisico, il teatro è un atto fisico comunque, no? Penso che siamo tutti d'accordo. La memoria, come diceva Stanislavski, è fisica, quindi tutto ciò che è legato alla memoria passa per le nostre azioni, no? C'era questo esercizio che insegnava Stanislavski, che per ritrovare uno stato d'animo, un attore, se rifà le azioni fisiche che stava facendo quando provava quello stato d'animo che ora non riesce più a ritrovare, è probabile che lui ritrovi quello stato d'animo. Per esempio, se versando un bicchiere d'acqua, questo è vuoto, non è pieno, lo versi qua, si bagna tutto e prova un certo stato d'animo, poi deve fare finta di rovesciarsi tutto addosso, ma non trova più quello stato d'animo perché fa finta. Se lo fa
forse veramente, o comunque fa la stessa azione fisica che faceva, non è necessario che si bagni tutto, però se fa la stessa azione fisica riprova quella sensazione che aveva provato in quel momento. E questo non è che sia perfettamente una regola matematica, ma aiuta l'attore a concentrarsi e quindi ritrovare questa concentrazione dopo tanti anni. È stato all'inizio un po' difficile, però appunto sono stata guidata dalla precisione di Stefano, veramente dalla sua determinazione nella fedeltà al testo, alle parole, di conseguenza alle relazioni tra i personaggi, ed è stato veramente bello. Poi devo dire che guarda, una compagnia talmente bella, talmente eccezionale, talmente simpatica, che mi è sembrato proprio una grande fortuna. Vi ringrazio. Fulvio Pepe, vai, spazio, pronto. Interpreta ciò che resta della figura maschile all'interno di quest'opera, di cui si parla malissimo quando sono evocati i personaggi. Vi sono figure maschili evocate, ciniche, sprezzanti, coraggiose nel lavoro e poi fatue negli affari domestici. E invece c'è questo, l'interessante figura del parroco, Don Giorgio, che nella società del 1920 sembra quasi assolvere ancora la funzione dello psicologo per noi oggi, che è tutto preoccupato all'inizio delle sorti di questa prima lettera che scatena la costruzione virtuale. Lettera che segna anche un po' un rapporto ambivalente con la scrittura. Si scrive o troppo poco o troppo, non si scrive mai abbastanza. Il figlio aveva lasciato la lettera incompiuta, la madre la porta a termine e il parroco appunto capisce che questo è il nodo che potrà scatenare la follia. E secondo me appunto l'interpretazione riusciva veramente a concentrare su di lui un appiglio di speranza, di un mantenimento di sanità mentale. E poi il giardiniere, appunto, arrivando dal mondo esterno, il mondo concreto, che non si svolge all'interno della casa, porterebbe un po' di sale in zucca, ma in quel caso poi diventa narrativamente più marginale. E allora quanto si diverte a interpretare questi due personaggi, il parroco, e come si trova a lavorare all'interno di quest'opera di Pirandello? Mi diverto a interpretare tutti i personaggi che mi capita di fare, altrimenti non farei sto lavoro. Questa è una cosa, insomma, che tento ogni volta di recuperare dentro di me, a volte con più fatica, a volte con più facilità. Nel caso specifico devo dirti che adesso non so bene, voglio dire, non avrei né la capacità né la voglia, devo dirti la verità, di entrare nello specifico dei personaggi, quello che è successo in scena, anche perché raramente mi ricordo quello che faccio, a volte mi ricordo a malapena quello che dico. L'unica cosa che posso dire rispetto a questo lavoro è questa, cioè che ho trovato una, come si può dire, cioè io faccio questo lavoro da tanto tempo e ho girato moltissimi registi. La regia di Stefano è una regia veramente originale, è più uno dei più originali che io ho incontrato, per il fatto che comunque gli altri registi che mi è capitato di incontrare, e spesso succede molto facilmente in Italia, sanno più o meno già dove si trovano i luoghi deputati all'interno della foresta, per cui ti accompagnano dicendo allora qui dobbiamo fare così, qui dobbiamo fare così, qui incontriamo questa persona qui, qui incontriamo questo personaggio qui. Nel caso di Stefano questo processo non è avvenuto in modo così immediato, ma è stata una costruzione lenta, cioè non mi sentivo accompagnato, mi sentivo insieme nella foresta con Stefano. A volte mi rivolgevo a lui come per dire ma sappiamo dove stiamo andando, e lui mi guardava per dire non lo so, cioè muoviamoci all'interno di questa foresta. E la cosa, devo dirti che all'inizio ho detto Madonna Santa, speriamo bene, e invece... E invece ho il terrore di perdermi, no, da qualche parte. Invece vedo che lui proseguiva con una calma serafica, fosse caduta una meteorite lì avrebbe continuato imperterrito, con la sua stessa gentilezza francofona meravigliosa, no, a accompagnarci un po' per volta all'interno di questo luogo oscuro.
E questo fenomeno veramente molto raro in Italia, perché poi che cosa succedeva? Succedeva che facevamo dei manufatti, no? Sul prete, oppure sul giardino, diciamo sul prete, no? Facevamo un po' di manufatti, poi ci guardavamo, è venuto bene, ma insomma possiamo ritoccarlo ancora, e lo ristratificavamo ancora di un'altra volta, no? Poi lo riguardavamo, è venuto bene, ma insomma, e gli passavamo un'altra mano ancora sopra, no? Per cui quello che succedeva il giorno prima me lo dimenticavo completamente, quello che succedeva il giorno dopo era un'altra cosa. Per cui un pezzo per volta, un pezzo per volta, uno strato per volta, uno strato per volta è arrivata a questa cosa. Cioè, vuol dire, se questo testo, che è un testo, secondo me, a mio parere, non sono un grande stimatore di Pirandello, però che è veramente uno dei più difficili che abbia praticato, veramente in assoluto. Cioè, il primo atto di questo testo è veramente una montagna che... Lasciamo stare. Uno dice, meno male che non sono una femmina, meno male che non posso fare Donna Anna. Al tempo stesso però ti viene voglia di farla. Ecco, nonostante questo, l'assemblaggio, cioè la costruzione di questo testo con questa forte componente empatica che arriva in maniera così efficace, diretta al pubblico, anche perché è evidente che arriva in modo diretto, perché comunque ha a che fare, parla di un tabù. E quando si parla di un tabù, come la morte di un figlio, sono padre, per cui non può non attirare. Non può, perché tu sai che all'interno di quel tabù si conserva sempre un tesoro e quindi hai voglia di scoprirlo. Ecco, se questo testo è stato così efficace, è stato così diretto, secondo me il merito è di Stefan Braunschweig. Non gliel'ho mai detto in privato, glielo dico in pubblico. No. Per passare la parola a Fabrizio Costello e a Caterina Tieghi, che interpretano i giovani che irrompono in questa tragedia con spensieratezza, leggerezza, vita, e così rendono ancora più marcato quanto capisco di quello che sta succedendo, e anche voi, anche rispetto al punto in cui vi trovate nella vostra carriera, cosa traete da questa esperienza con Stefan e con questi attori, ciascuno dei quali ha tutto un mondo alle spalle di proprie esperienze? Quindi nel vostro percorso anche, cosa sentite di trarre, oltre anche il lavoro di Pirandello, per voi? E lascio la parola. Prego. Prego. Sì, sì, no. Prego. Che fratello simpatico. E, buonasera a tutti. E, beh, che dire, sì, spensieratezza, no? È stato molto interessante, partendo addirittura dal primo incontro con Stefano, dal provino, perché appunto mi ha domandato che cosa vuol dire ritornare dopo tanto tempo a casa dei genitori, no? Perché nel mio caso io sono andata a vivere all'estero da molto giovane, e sono ritornata dopo tanti anni, e quindi è molto interessante diciamo questo altro punto di vista nella storia, che è quella dei ragazzi quando tornano a casa, che spesso, cioè almeno a me è capitato personalmente di vedere lo sguardo dei miei genitori, di osservarmi in una maniera strana, no? Cioè che alcune volte, appunto, come dice anche addirittura Fulvio alla mamma, ti trovo strana, no? E non capire realmente perché ovviamente noi viviamo la nostra vita da giovani, pieni di esperienze, costantemente, e invece ci sono dei genitori, no, a casa che, no, si domandano chissà questi figli che cosa stanno vivendo, no? E che non hanno l'opportunità magari di vederci anche tutti i giorni. E quindi effettivamente quando torni, io ho riscontrato questo, che è veramente interessante le tematiche che si attraversano in questo testo, perché un po' io do ragione a Donna Anna, cioè ovvero non in maniera così drastica, però forse è vero che in qualche modo quando si parte c'è una parte di quella persona che, oddio, è molto forte il termine che muore, però sì, perché io ti ritrovo, cioè che tu parti e non so poi che cosa vivi, i tuoi pensieri, come cambi, come maturi anche, no, in quanto persona, e quindi poi quando ti ritrovi hai effettivamente una persona diversa. Ma questo può accadere anche giornalmente, cioè io la persona che sono ad oggi non è la persona che sarà domani, in maniera molto... E quindi niente, quindi poi invece da questa
esperienza, che dire, è una compagnia veramente meravigliosa ed è stato anche molto molto interessante vedere come ognuno di noi viene da dei background diversi, espressivi, di percorso, di formazione, e quindi è proprio anche, no, la capacità magistrale di Stefan è proprio di orchestrare il tutto, proprio come un direttore d'orchestra con tutti questi strumenti vari, e che poi ci ritroviamo, insomma, a risuonare ognuno col proprio colore, con la propria energia, con la propria storia, come sono questi personaggi che alla fine sono questa famiglia con completamente punti di vista diversi, che però attraversano tutti quelle emozioni che ci rendono alla fine umani, no? Che è l'amore, che è la paura, che è la nascita, la morte, e quindi veramente trovo che sia un linguaggio universale, e grazie Stefan. Ah, tocca a me. Allora, io volevo dire una cosa. All'inizio, quando mi è arrivato questo ruolo, il ruolo di Flavio, dicevo, ah, che strano questo ruolo, perché sembra a tutti gli effetti un ruolo a servizio della narrazione, quindi a servizio di Donna Anna, che serve un po' come riflesso del figlio, a servizio di Fiorina, quindi del figlio che si allontana dalla propria casa e torna cambiato, e quindi in qualche modo il ricordo di suo figlio muore, no? E poi ho capito un'ulteriore cosa, cioè ho capito il ruolo di Flavio, ovvero io mi ricordo quando ero bambino la prima morte che ha sfiorato la mia vita. Ed assurdo, no? Perché non era una morte di una persona importante al mio fianco, ma era la morte di qualcun altro. Eppure me la ricordo esattamente, cioè un principio di questa cosa ineluttabile che si avvicina a tutti noi e che purtroppo ci divora e che purtroppo ci fa sprofondare in un pozzo, che è proprio la morte. E allora ecco che Flavio probabilmente, insieme a Lida, si ritrovano per la prima volta a essere sfiorati da questa morte, ma non solo dall'assenza di questa persona, ma dalla morte negli occhi di chi la vive pienamente, come il personaggio di Donna Anna. E che cosa succede? La morte è un qualcosa di assolutamente improvviso, è una voragine che si apre sotto i nostri piedi, no? Senza che noi ce l'aspettiamo. E c'è qualcuno lì sul bordo di questo precipizio che ci dice, dai, il tempo. Ed ecco che Flavio probabilmente si trova in questa posizione, nell'affacciarsi per la prima volta nel pozzo di una persona, che in questo caso è Donna Anna Luna. E quindi ecco che allora la mia posizione come Flavio all'interno di questo testo è proprio questo, cioè il racconto di chi per la prima volta viene sfiorato dall'ineluttabilità della morte nella nostra vita. È stata già menzionata e torniamo a un ruolo importantissimo, la scenografia nello spettacolo. Per quanto riguarda l'accompagnamento nella creazione di questa camera mortuaria finale, che è l'aspetto di una casa toscana di campagna, che poi purtroppo nel terzo atto diventa qualcos'altro. E questa casa di campagna presenta veramente i tratti di un luogo già divorato dal tempo, le pareti sono scrostate e queste forme per ciascun bambino, per ciascun spettatore, per ciascuno di noi possono assumere le forme che vogliamo. Una nuvola nel cielo o chissà che altro cosa su questo muro. Certo, il tempo ha già fatto la sua azione, ciò che nessuno è disposto ad accettare, l'effetto del tempo, ce lo mostra lo spazio, e quello, su quello non si inganna. Allora, Lisetta Buccellato, che è figlia di Enrica Origo, ha contribuito, ha collaborato alle scene con Stefan Braunschweig, e magari ci può raccontare qualcosa nella scelta di come siete arrivati alla definizione delle scene, e in un lavoro che avete fatto insieme, e quindi con una regia scenografica al contempo, immagino allora per lei una scenografia registica. Grazie, buonasera. Ritrovo Stefan con gioia dopo 10 anni, io arrivo in Francia, avevamo già
lavorato insieme nel 2016, già eravamo venuti in Italia con uno spettacolo al Piccolo e insomma al tempo ero, scoprivo la scenografia e ho avuto il piacere di avere questo invito a collaborare, a partecipare a quattro mani alla creazione di questa scenografia per la vita che ti diedi. Per me è stato un immediato sì, la gioia di ritornare in Italia e ci siamo immersi nella costruzione che nelle scenografie, negli spettacoli di Stéphane è sempre drammaturgica, la scenografia diventa un personaggio in più che dialoga con tutti gli altri. Stéphane aveva già chiaro in testa come mi è piaciuto quello che dice il direttore d'orchestra, perché già i movimenti erano chiari, l'apparizione, la disparizione dello spazio realistico, quindi poi l'astrazione anche e l'isolamento di questi personaggi invece negli spazi molto più neri, nel nulla quasi, quindi questo dialogo continuo tra il tangibile e il sognato e quello che è al di là, lo spazio mentale. Ho proposto diverse immagini, forse Stéphane mi ha chiamato anche perché potevo evocare degli spazi italiani, perché conoscevo nei ricordi d'infanzia che spesso tiro fuori quando immagino delle scenografie, da qualche parte del mio cervello tiro fuori dei ricordi, dei piccoli frammenti e della volta buona che possano entrare in dialogo gli uni con gli altri. Questo per un pavimento di cotto, il muro scrostato di questa casa che è rimasta ferma insieme a Donna Anna, insieme alla servitù, come se il tempo si fosse fermato a questi anni venti, lo stesso vale per i costumi. Ha curato anche i costumi, infatti volevo anche domandare sui costumi, la scelta, sì, dei costumi. Il tempo è passato per tutti i personaggi in ugual maniera? No. A questo proposito ho avuto una conversazione con Giulia Odetto, assistente alla regia, ci può dire qualcosa? Sì, i costumi, come la scenografia, hanno congelato gli abitanti di questa casa, che Donna Fiorina racconta come dice spaventosa, che si sentono il vento che risuona in questi grandi corridoi, quindi attraverso le parole poi di Donna Fiorina ci immaginiamo che il resto di questa casa, casa che quindi è invecchiata, i vestiti infatti di Donna Anna, di Elisabetta, di Giovanni da giardiniere sono fermi, un fermo un po' atemporale, però fermi al passato, mentre invece tutti gli altri arrivano prorompenti in dei vestiti più contemporanei. E quindi anche i muri sono queste macchie di cui parli, il tempo è passato nelle persiane che sono invecchiate e vabbè, vi lascerò poi scoprire tutto nel dettaglio, però sì. Bene, grazie. Grazie a voi. Che mi ha fatto venire in mente Fulvio, in effetti, che adesso anche ascoltando Lisetta, c'è questa qualità pittorica, no, delle prove, come ha ricordato lui, cioè questo dare mani di colore, e ce l'ha anche detto uno dei primi giorni, no, Stéphane, che effettivamente è una maniera stratificata ma molto materica, cioè il colore viene dato su tutto e poi magari uno esagera col rosso, allora poi magari no, ridà una mano di giallo e poi dal giallo rimane un po' di rosso sotto e quindi sembra sempre di coprire, no, con le mani di colore,
Nello stesso tempo però questa stratificazione c'è, anche se magari il colore finale è molto diverso dalla prima mano di colore, però gli strati sotto ci sono, ecco. Me l'ha ricordato molto bene lui, ce l'aveva detto, però adesso, che non è che siamo a fine esperienza, perché in fondo il pubblico abbiamo cominciato a incontrarlo ieri, siamo quasi all'inizio, ma diciamo almeno dell'esperienza di preparazione, è come se, anche se lavoriamo apparentemente sull'ultima mano di colore, in realtà ci sono tracce, certo, di tutta questa stratificazione. Purtroppo il tempo ci impone di andare verso la conclusione dell'incontro. Io posso solo esprimere un sentito ringraziamento. Credo che questo dibattito abbia contribuito a evidenziare il lavoro profondo che è stato condotto dal regista, dalla compagnia intorno a questo testo. E è una speranza per noi di averne altri di spettacoli di questo tipo nel corso della vita, e anche per, in fondo, per quell'insegnamento di vivere, continuare a vivere con questo dolore che con o senza lacrime ci insegue. Allora ringrazierei di cuore e invito ovviamente allo spettacolo gli spettatori che ancora non avessero visto. È davvero un bocca al lupo per il prosieguo di questa bellissima esperienza teatrale. Grazie.